La Mojang, assieme a Blackbird, ha mostrato alla loro utenza alcuni aspetti generali sul gameplay del loro nuovo titolo, Minecraft Legends. Minecraft Legends è un gioco RTS, ovvero uno strategico in tempo reale, con ovviamente dei ruoli ambientato però nel mondo sandbox che già conosciamo, nel quale si mettono da parte creatività e istinto di sopravvivenza e si incorporano spirito combattivo e mentalità strategica. Quindi con un gameplay molto diverso rispetto a quello che già conosciamo. La storia narra di un'invasione di piglins provenienti dal Nether che diffondono la corruzione in tutto l'Overworld, il mondo principale. Il nostro eroe quindi dovrà unire le forze con tutti i mob del suo mondo per respingerli, cercando così di porre fine alla loro conquista e di conseguenza salvare la propria terra. Questa gigantesca struttura rappresenta il cuore della propria avventura, poiché sarà essenziale contro le gigantesche orde di uomini maiali. Qui si potranno applicare vari miglioramenti per progredire con gli attacchi, come costruire edifici oppure assoldare mob e aumentarne il numero. Inoltre ha anche la funzione di teletrasporto, in caso il player si dovesse trovare molto ma molto distante da esso. Sono il luogo fondamentale per ricavare risorse essenziali per l'avventura. Gli abitanti dei villaggi raccoglieranno materiale, cibo e molte altre cose utili per aiutare il nostro eroe nella sua impresa. Inoltre saranno accessibili con il teletrasporto una volta scoperti, ma essi verranno costantemente presi di mira dai piglin, con l'obiettivo di raderli al suolo e farne la loro terra. Ed è proprio qui che il protagonista entrerà in gioco, cercando in tutto e per tutto di difenderli. E anche queste zone contribuiscono molto all'avventura e al miglioramento della propria base, poiché forniscono risorse extra molto ma molto utili per aumentare il numero dei propri alleati, costruendo così altri edifici oppure potenziare quelli che già esistono. Esse variano in base alla zona, di conseguenza consultare la propria mappa non fa mai male. E per semplificare le cose, anche i tuoi ally saranno disposti a portarteli, per poi quindi raggrupparne il più possibile. Viaggiare a piedi a volte può risultare ostico e noioso per il nostro eroe, dove anche il più semplice dei viaggi può sembrare eterno. Ma in questo caso arrivano in nostro soccorso delle zone piene di campi di grano scattante o funghi salterini, che potranno rendere l'esplorazione molto più rapida e utile a raggiungere determinati luoghi più distanti. Oltretutto vi è anche la possibilità di trovare alcuni forzieri speciali. Che siano in bella vista oppure nascosti in punti disparati, vale la pena cercarli, poiché contengono bottino di una certa rilevanza. Occhio però a dove si cammina, dato che alcuni terreni possono risultare molto insidiosi per il protagonista e il suo destriero. Esempi sono montagne, crepacci e soprattutto fosse nella neve e piante velenose. Quest'ultime infatti non arrecano solo danno da veleno, ma rimuovono anche tutti i boost acquisiti durante il viaggio, perciò prudenza e concentrazione. Queste tribù di creature provenienti dal Nether sono molto attive, se si tratta soprattutto di rubare risorse e distruggere i villaggi. Infatti non si limitano solo a sorvegliare i loro avamposti, ma sono intenti ad avanzare sempre di più, a discapito dell'eroe. Sconfiggendoli però si potrà ottenere lapislazzuli, ovvero un minerale di estrema importanza, se si vogliono generare altri spiritelli blu. Finora su Minecraft Legends abbiamo elencato quelli che sono gli aspetti generali del single player, ma ci sarà anche l'occasione di poter avere accesso pure al multiplayer, forse. Ebbene, gli sviluppatori stessi hanno dichiarato che ci potrà essere tale opzione disponibile al giocatore. Le partite verranno svolte in mappe generate casualmente, con nemici e risorse diversi a seconda dell'ambientazione. Infatti qua bisognerà adattarsi ad un ritmo di gioco molto ma molto più frenetico. Si scontreranno ben due squadre da 4 giocatori ciascuna, i quali dovranno stare anche attenti alle orde di nemici controllate da IA, i quali tenteranno di smontare le nostre basi e saccheggiare le risorse accumulate. È fondamentale costruire mura e difese, assoldare eserciti di mob, ma soprattutto il gioco di squadra sarà la chiave per dominare il campo di battaglia e di conseguenza conquistare il trionfo. Vi ricordiamo che Minecraft Legends uscirà ufficialmente il 18 aprile di questo 2023 su PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e anche ovviamente PC, dando la possibilità del crossplay a tutti i giocatori che giocheranno su queste piattaforme, compreso pure dal Day One sul Game Pass. Noi come al solito vi ringraziamo di aver seguito pure questo video, vi ricordiamo di seguirci pure direttamente sul nostro sito ufficiale per restare sempre aggiornati sul mondo del gaming a 360 gradi.